I primi documenti che attestano la presenza di ebrei a Siena risalgono al 1229, mentre nel 1571, che viene decretata, grazie a Cosimo I de' Medici, l'esistenza del ghetto alle spalle di Piazza del Campo, dove gli ebrei rimasero fino al 1859. Tutta l'area era compresa nel territorio della torre, e ancora oggi, in via Le Scotte numero 14, troviamo la sinagoga ebraica, mentre prima nella zona vi erano anche 5 scuole rabbiniche e una fontana ornata da una statua di Mosè. Si trattava di una vera città nella città, che riuscì a contare fino a 400 abitanti. Tutti gli ebrei, indipendentemente dal loro reddito o status, dovevano risiedere dentro i confini del ghetto. Avevano l'obbligo anche di indossare abiti particolari, un cappello di colore giallo per gli uomini e una sciarpa per le donne, e dovevano pagare una tassa speciale. E nonostante norme anti-ebraiche furono approvate per proibire il coinvolgimento degli ebrei nel settore bancario, gli ebrei senesi continuarono a prosperare e molti continuarono anche a studiare all'università. La sinagoga risale al 1786, il periodo di maggior prosperità. La semplice facciata di quest'ultima si contrappone invece all'eleganza dell'interno ed ospita ancora oggi le funzioni religiose ebraiche. L'occupazione francese portò alla comunità ebraica senese una svolta. Il commissario francese Abram riconobbe il 29 marzo 1799 gli ebrei senesi cittadini a pieno titolo e, a simboleggiare la raggiunta parità, le porte del ghetto furono bruciate in Piazza del Campo. Poche settimane dopo, tuttavia, quando i seguaci del moto antifrancese e antijacobino del Viva Maria liberarono momentaneamente Siena dai francesi, si verificò in tutta risposta l'unico grave episodio di violenza cui fu vittima la comunità senese prima dell'Olocausto. Il 28 giugno un violento pogrom causò ampie distruzioni nel ghetto e l'uccisione di 19 ebrei, 13 dei quali furono arsi vivi in Piazza del Campo con il legno dell'Albero della Libertà che era stato ivi innalzato, usato per accendere il rogo. Il ritorno dei francesi restituì agli ebrei senesi i propri diritti, ma quell'episodio rimase un segno indelebile. Infatti, la tragedia è ancora oggi commemorata a Siena con un digiuno annuale, e da allora il lento periodo di diaspora e declino della comunità. L'emancipazione e la chiusura definitiva del ghetto, 1859, aprirono grandi opportunità agli ebrei senesi nel nuovo Stato italiano, ma accelerarono ulteriormente il declino demografico. Il periodo fascista vide la distruzione parziale del quartiere del ghetto nel 1935 per ragioni urbanistiche e si concluse tragicamente con le leggi razziali e la deportazione di 14 ebrei senesi nei campi di sterminio nazisti. La comunità ebraica senese è al giorno d'oggi composta da poche famiglie, con un centinaio di iscritti e, non raggiungendo le dimensioni sufficienti per formare una comunità autonoma, è annessa a quella fiorentina. Il cimitero in via Certosa, fuori Porta Romana, è stato l'unico ad essere usato dalla comunità dalla sua fondazione. Vi si trovano tombe dal 500 ad oggi.